ben 75 associazioni di volontariato, civili, militari e sportive hanno inviato loro rappresentanti, naturalmente in quantità diverse, ma tutti animati dallo stesso spirito, dal medesimo intento di rendere onore alla bandiera e celebrare l'anniversario dell'Unità d'Italia. Questa sera noi vogliamo ringraziare ufficialmente e di vero cuore per la loro opera tutti gli sponsor, le associazioni e gli organizzatori con un attestato di benemerenza a certificazione e memoria della sensibilità, la disponibilità, la generosità e l'attaccamento ai valori patriottici di cui hanno dato una bellissima dimostrazione. L'attestato dice: il sindaco di Modena, il governatore del distretto Lions 108 TB, attestano che nel quadro delle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, e poi c'è naturalmente il nome personalizzato del destinatario, ha contribuito in maniera sostanziale alla realizzazione del defilamento della bandiera marciante più lunga del mondo, 1797 metri, certificata nel Guinness dei primati a Modena il 2 giugno 2011 a firma del sindaco e naturalmente del governatore dell'Lions. Questo attestato è già stato consegnato all'ingresso, però ora, affinché voi tutti ne abbiate una percezione visiva e soprattutto numerica, ne sono stati consegnati davvero tanti, sfileranno le denominazioni di chi l'ha ricevuto, mentre il nostro coro già disposto, il coro San Lazzaro, eseguirà una serie di canzoni popolari che davvero uniscono l'Italia in musica. Sono canzoni popolari del sud, del centro e del nord, con una conclusione locale che non potevamo farci mancare. Anche questo è il significato della nostra patria, una e unica.